A voi tutti buonasera e bentrovati al primo appuntamento della settimana della Stoffa di Prato. Siamo pronti a farvi compagnia anche questa settimana con il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio in vari ambiti. Tre anche questa sera i temi al centro di questa nostra puntata. Saremo in compagnia di una giovanissima scrittrice pratese e poi che ci racconterà del suo ultimo romanzo, ma non solo. Poi spazio ai prodotti tipici, prodotti enogastronomici del nostro territorio e infine avremo il piacere di avere qui con il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Prato, Enrico Blandini. Entriamo quindi subito nel vivo di questa puntata. Vi presento la prima ospite di questa sera. Siamo in compagnia di Alessia Cassarà, giovane scrittrice pratese e studentessa di giurisprudenza a Firenze. Ciao Alessia, benvenuta. Ciao, grazie. Grazie per essere qui con noi questa sera. Una passione per la scrittura, la tua, e per la giurisprudenza, ovviamente. Sì. Sei al quarto anno di giurisprudenza. Parliamo intanto della tua passione proprio per la scrittura. Tu hai già scritto due romanzi, uno è uscito da pochissimo in questi, sì, proprio in questi giorni. Sì. Esatto, in questo mese di aprile, e tra pochi giorni lo presenterai anche qui in città. Miele e veleno, il titolo del romanzo, edito dalla società editrice fiorentina. Raccontiamo un pochino di che cosa parla questo Miele e veleno. Allora, innanzitutto diciamo che il tema principale sarebbe l'amicizia tra i due protagonisti, che appunto sono due ragazzi vicini di casa che si ritrovano a crescere insieme perché appunto sono legati da un segreto, e questo segreto, senza fare spoiler perché tanto si vede dalle prime pagine, questo segreto è il fatto che uno dei due subisce maltrattamenti in famiglia, quindi violenza domestica, e il ragazzo che sta al piano di sotto, quindi sente tutto quello che succede all'altro bambino, è l'unico che non si volta dall'altra parte, come magari succede in questo caso nella storia con gli altri condomini, che fingono che non sia un problema che li riguarda o provano ad aiutare questo ragazzo, questo bambino. E quindi da questo si sviluppa tutta l'amicizia di questi due protagonisti, che si chiamano Nicola e Gregorio, e appunto crescono insieme. Poi, per varie vicissitudini, qui sarebbe uno spoiler quindi non dico niente, per varie vicissitudini si trovano separati per un po' di anni, e poi insomma vedrete poi nel corso, ovviamente, sì, perché se insomma, no non ha senso. Esatto, non possiamo spoilerare troppo, ma appunto lo presenterai proprio tra pochissimi giorni, sì, a Prato, e appunto dove sarai per presentare la prima presentazione ufficiale del libro. Sì, sì, sì. Dove infatti sarà? Sono emozionatissima. È al Prisma Lab a Prato, quello in via Filzi. In via Filzi, sì, sì. Esatto, il 10, quindi insomma tutti siete invitati alla presentazione di Miele e Veleno, questo il secondo libro appunto di Alessia Cassarà. Tu appunto non questo mi sembra libro. Vero, ma sì. Insomma, è una bella emozione vedere, ora ce l'hai anche qui tutti e due, sì, davanti a te. Che pensare che dentro ci sono cose che ho scritto io è tutte le volte un'emozione grandissima, sì. Una grande soddisfazione, non pensavo di arrivarci, ecco, diciamo. Una passione per la scrittura, la tua, è nata, quando è nata, come è emersa anche la tua passione per la scrittura? È nata in giovanissima età, perché io scrivo da quando sono piccola, più che altro perché sin appunto da bambina ho sempre avuto timore del giudizio degli altri, anche in relazione magari alla mia disabilità, e quindi questo mi ha un po' frenato nell'esprimermi come avrei voluto, anche se magari non sembra. E appunto lo scrivere mi è venuto in soccorso, perché davanti non avevo lo sguardo di nessuno. Però diciamo che con l'andare degli anni ho incontrato persone che mi hanno portato a incentivare questa mia passione, a leggere molto, come per esempio professori di scuola, oppure anche i miei genitori o mio fratello, insomma, mi hanno tutti molto appoggiato in questa mia passione, fino a che appunto sono venuti fuori questi miei due romanzi, e ancora mi incentivano sempre comunque a continuare a scrivere, sì, insomma, anche a portare avanti questa passione. È la mia valvola di sfogo. Senza la scrittura, anche nei momenti difficili, non so come sarei riuscita a venirne fuori, perché anche a scrivere mi aiuta a razionalizzare meglio quello che provo, a
esaminare meglio le cose a mente fredda, perché io sono molto impulsiva, quindi mi aiuta, diciamo, a rientrare nei ranghi, a buttarmi meno nelle cose, a ragionare di più. Ti fa star bene la sì, scrittura, sì, diciamo scrive, di sì. Ti senti libera e stai bene, fa appunto. Ora è uscito da pochissimo Miele e Veleno, il tuo primo romanzo invece è Schiena contro schiena, anche questo di che cosa racconta appunto questo primo romanzo, Schiena contro schiena? Diciamo che il fulcro principale di questo romanzo sono i rapporti familiari, infatti i protagonisti sono due fratelli. E come tema aggiuntivo, diciamo, c'è la realtà carceraria, il dopo, una vicenda carceraria che vede protagonista uno dei due, per motivi che sarebbero uno spoiler e quindi non diciamo. Certo. E infatti anche con Miele e Veleno mi sono... Diciamo che il tema principale è sì la violenza domestica, ma soprattutto... quello che succede o può succedere dopo, quando si interrompe comunque la spirale di violenza, come fa una persona che è cresciuta in questo contesto a provare a venirne fuori? Era quello che mi premeva sottolineare. Ecco, un tema appunto, affronta una tematica molto delicata che è quella della violenza domestica. Tu studi giurisprudenza, sì. È un tema che poi ti piacerebbe quindi approfondire appunto anche nel corso durante i tuoi studi, appunto, il mondo lavorativo, sì. Poi domani. Diciamo di sì, è una delle opzioni che ho e man mano che sto andando avanti nel mio percorso di studi mi sto rendendo conto che è sempre di più questo l'ambito in cui mi piacerebbe lavorare, quindi portare il mio modesto contributo a questo ambito, diciamo, sì. Quanto c'è anche di te, di autobiografico, in questi due libri, appunto in Miele e Veleno, ma anche in Schiena contro schiena? Ma chi mi conosce dice che c'è moltissimo. Per esempio, io mi rivedo ultimamente tantissimo nel personaggio di Nicola, che è quello che in Miele e Veleno subisce questo contesto di violenza, ma non perché io venga da un contesto del genere, fortunatamente, ma perché ho questa tendenza a non far gravare sugli altri i miei problemi, a risolvermeli da sola sempre e comunque e a cercare poco l'aiuto degli altri. Invece quando mi fido è proprio a livello sociale, come appunto fa Nicola con Gregorio, che è l'altro protagonista. E fortunatamente nella mia vita ci sono varie figure di cui ho imparato a fidarmi piano piano, però ecco, ci è voluto tempo. Certo, assolutamente, come tutte le cose. Spieghiamo anche il titolo, Miele e Veleno, perché questo titolo? Allora, il titolo mi è venuto in mente alla fine, perché non ho mai niente di prefissato quando scrivo. Io avevo solo un'idea di partenza, poi la trama si è sviluppata via via, diciamo, senza scalette e senza niente. E il titolo, diciamo che mi è venuto in mente perché volevo sottolineare il fatto che secondo me nella vita, per essere una vita piena, devono coesistere il bene e il male, perché il fatto che siano l'uno contro l'altro, questa lotta continua che c'è in ogni cosa tra il bene e il male, porta alla vita poi. E volevo anche sottolineare l'aspetto che nonostante tutto il dolore magari che ci può essere nella vita di qualcuno, c'è sempre qualcosa di bello, qualcuno che ti porta magari fuori da spirali di dolore o negatività in generale. Un messaggio anche che hai voluto mandare, insomma, anche con Schiena contro schiena. Sì, diciamo di sì, perché lì mi sono più concentrata su, diciamo, il fatto delle seconde possibilità che ognuno deve avere, secondo me, nella vita, perché tutti commettono errori, ognuno sbaglia, ci sono sbagli tra virgolette più grandi e sbagli minori, però se si crede appunto nella giustizia come ci credo io, quindi fino in fondo, bisogna sempre essere pronti a dare un'altra chance a chiunque sia davanti. Tu sei appassionata appunto di libri, ti piace scrivere, sì. Ti piace anche tanto leggere, sì, i libri. Sì. C'è anche qualcuno particolare a cui ti ispiri, qualche autore a cui ti ispiri?
qualche preferenza particolare, qualche genere anche particolare? Allora, diciamo che io leggo praticamente di tutto, potrei leggere anche le etichette degli sciampi, però, sì, però leggo soprattutto romanzi, i saggi sono un po' troppo per me. E mi piace leggere romanzi dove comunque ci sono realtà altre rispetto alla mia, perché sono molto curiosa e comunque i libri ti permettono di entrare in generale nei sentimenti e nelle dinamiche che sono altre rispetto a chi legge, quindi sì. E come autori, non lo so, direi Elsa Morante, forse sì. Una tra tutte, Elsa Morante. Un'ultimissima cosa, quando è che scrivi tu? Quando ti viene voglia di scrivere? C'è anche un momento particolare della giornata in cui scrivi oppure... Allora, in generale io scrivo la sera. Oppure quando sono nel vivo di una storia, non importa se è sera, se è mattina. Però appunto se devo iniziare inizio di sera, dove comunque sono più calma, meno cose da fare, sì. E lì scrivi anche queste storie, le tue storie, come nascono? Quanto tempo ci è voluto anche a scrivere questi libri? Allora, in realtà ci è voluto pochissimo, ma perché ho rinunciato a tutto il resto non volutamente. Ero talmente entrata in tutte e due queste storie che il resto è passato in secondo piano. E quindi ci ho messo poco. Per schiena contro schiena mi ricordo che in particolare ci ho messo un mese e per me Le Veleno ora io non la so, non mi ricordo la tempistica precisa, però sì, comunque poco tempo. Ma appunto perché non mi concentravo su nessun altro aspetto, ecco, sì. Ho lasciato il resto storia, volevi continuare a scrivere, sì. E concluderla. Tu continui a scrivere, questi due appunto sono già usciti i primi due libri, questo sì. È uscito da pochissimo, però non ti fermi a scrivere. No, comunque. A scrivere, insomma, mi aiuta anche in generale con lo stress, l'ansia, quindi sì. Continua. Non so se uscirà fuori qualcos'altro, però vedremo. Lo scopriremo, intanto appunto c'è la presentazione ora intanto di Miele e Veleno. Io ti ringrazio davvero per essere stata grazie con noi, a te. Grazie davvero Alessia, e noi ci vediamo qui tra pochissimo per la seconda parte della Stoffa di Prato. Bentrovati alla seconda parte della Stoffa di Prato. Quando si parla di eccellenze enogastronomiche del territorio non possiamo non parlare di vino, e quindi ne parliamo questa sera in compagnia di Bruno Caverni, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier di Prato. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Grazie per essere qui con noi questa sera. La Toscana è terra di produzione di vini, anche comunque nella nostra provincia ci sono delle eccellenze, delle coltivazioni particolari. Intanto quindi facciamo un po' una panoramica di quello che è il territorio pratese e quindi di quelli che sono i vini dei tipici della nostra provincia, quali sono le principali appunto tipologie di vini che si trovano qui e quali sono le loro peculiarità ovviamente. Beh, noi abbiamo una grandissima eccellenza che è il nostro Carmignano, un vino che ha una storicità unica, perché praticamente veramente noi si parla di vino nel nostro territorio dall'804, abbiamo un primo documento scritto dove appunto c'è una cessione, una specie di mezziadria ante litteram di terreni dove c'era grano, olio e viti, 804 a Capezzana, per cui si parla di più di 2000 anni, non 1804 ma 804, per cui la tradizione di fare vino nel nostro territorio è importante, anche Bondatini lo rammenta nelle sue lettere, che prendeva appunto del vino a Carmignano pagandolo molto di più rispetto al prezzo normale per la qualità del vino di quel territorio. Per cui insomma è un territorio importante, diciamo il sigillo della grande qualità del nostro territorio, del nostro Carmignano, è nel 1716 quando Cosimo III emana un bando motu proprio per tutelare quattro zone d'eccellenza. Tra queste quattro zone c'era il nostro Carmignano. È praticamente una denominazione d'origine controllata e anche protetta, perché c'era proprio un consorzio che vigilava sulla qualità di questi vini, ante litteram, per cui abbiamo preceduto i famosi francesi con la OC del Bordeaux più di 100 anni. Per cui abbiamo appunto questa grande eccellenza, piccola
piccola, una gemma proprio, una produzione. Sono 18 produttori nel consorzio, diciamo 19 in totale, per cui la produzione siamo su diverse centinaia di migliaia di bottiglie, non arriviamo a 1 milione di Carmignano. Sono circa 220 ettari a Carmignano di OCG. Però appunto la grande qualità di questo vino è un rosso, fondamentalmente un grande rosso a base del vitigno principe, che è il Sangiovese, con un'aggiunta di Cabernet, fondamentalmente di Cabernet oppure anche di Merlot e di altri vitigni. C'è una storia dietro su questo Cabernet, cioè la leggenda dice che quando Caterina de' Medici andò in sposa al re di Francia, portò delle marze di Trebbiano e riportò delle marze di Cabernet. Probabilmente più al di là della leggenda, diciamo verso il Settecento, visto che anche ad Artimino i Medici avevano un vigneto sperimentale, probabilmente hanno importato delle marze di Carmenère e Cabernet Franc. E da lì si è diffusa, perché gli antichi contadini carmignanesi la chiamavano l'uva francesca, per cui c'è una tradizione, è stata praticamente la prima denominazione che ha sdoganato in maniera ufficiale il Cabernet. È un vino importante, è un vino da per le feste, è un vino che veramente si può equiparare agli altri grandi rossi toscani, come Chianti Classico Riserva, oppure il Nobile Montepulciano, anche il nostro Prunello. Per cui è un vino importante, però facciamo anche nel nostro territorio anche il Barco Reale, che sarebbe la versione, diciamo, da tutti i giorni. Sempre un bel rosso, un rosso importante. Ci abbiamo anche dei bianchi interessanti, piacevoli, ma il focus è sul rosso. Poi abbiamo anche un'altra chicca, che è a Montemurlo, un Pinot Nero d'eccellenza, che è veramente un produttore che ormai ha una tradizione, che veramente fa un ottimo Pinot Nero. Più ci sono qualche altro piccolo produttore, sempre nella zona, sempre in zona di Montemurlo, e fa dei vini naturali, diciamo biodinamici, delle cose interessanti. Si sta muovendo, diciamo, il territorio sempre su questo mondo del vino, ecco. Ci sono tante piccole eccellenze. Sì, insomma, ci sono tante piccole eccellenze, anche appunto non solo nel Carmignano, ma qualcosa si sta sviluppando anche nella zona di Montemurlo. Guardando un pochino appunto alle caratteristiche del vino, come si riconosce anche un buon vino? Allora, si riconosce dal fatto che, io dico sempre, al di là di tutto, un vino deve dare piacere. Fondamentalmente, se un vino mi dà piacere, se poi dipende anche, volendo fare un pochino sommelier, anche da come lo abbino. Certamente se io ho un piatto bello strutturato, mettiamo un cinghiale, non da vegetariani, diciamo. Un cinghiale vuole un vino che ha una struttura, perché il cinghiale cosa ha? Ha un impatto in bocca importante e mantiene il proprio sapore nel tempo. Allora il vino deve comunque riuscire a pulire la bocca e a mantenere il suo sapore nel tempo per contrastare, collimare, aggiustare il sapore del piatto. Diciamo ci deve essere una concordanza di lunghezza di piatto, sia nel sapore del piatto e sia anche del vino. Questo è importante. Certamente ho una cosa più leggera, un antipasto, per dire un classico antipasto toscano, allora va bene anche un nostro rosato, cosiddetto vin ruspo, rosato carmignano, veramente piacevole. Ora sono usciti appunto la nuova annata, il 2022, sono vini, scusate, il 2023, che sono vini molto piacevoli, specialmente andando ora, si spera, nella bella stagione, può essere interessante anche veramente fare un tutto pasto con un rosato che è fresco, piacevole, un pasto leggero, partendo dagli antipasti, un primo leggero. Per cui, diciamo, ci sono possibilità anche con i nostri vini di fare tanti abbinamenti. Non dimenticando anche i bianchi, abbiamo anche dei bianchi di zona che possono andare bene anche su dei piatti di pesce. Appunto abbiamo anche delle eccellenze enogastronomiche che si accostano quindi mortadella alla perfezione, esatto, con i nostri rosati va veramente a nozze, esatto. Dolci o salati, insomma. Certo.
poi dopo naturalmente, ricordando appunto i dolci, da noi facciamo uno dei più grandi vinsanti della Toscana e non solo. Tra l'altro c'è un'azienda che ha vinto più volte il primo premio a Londra, una manifestazione sui vini, diciamo, dolci, vini passiti. Abbiamo un vinsanto a Carmignano che in tutta onestà me lo gioco con tante altre zone e non rimane mai secondo. Ah, quindi insomma sono delle vere eccellenze che vengono riconosciute che e poi premiate. Si mette i nostri biscottini, però una piccola nota me la faccio, fatemelo dire. È buono inzuppare il biscottino perché dona il biscotto qualcosa in più. Però se uno pensa quanto ci ha messo un produttore a fare un Carmignano, come diceva Ugo Contini Bonaccossi di Capezzana, diceva, per favore, ma mangiatelo, poi bevete, però non inzuppate. Perché viene fuori un mangia e bevi, insomma. Non va bene per la qualità, per la cura viene fatta per fare un per vinsanto. Tutto il lavoro che c'è certamente dietro, insomma, per il lavoro che c'è dietro. Quotidianamente. Come si degusta anche un vino? C'è qualcosa di particolare, dei gesti, dei movimenti anche particolari? Ma come ci prendano un po' in giro noi sommelier, che ci dicono, ma prima di bere ci state mezz'ora, perché prima si guarda il visivo, perché il vino deve avere anche un bel impatto, certo. un bel occhio. Io dico sempre, l'importante al di là del colore è che sia un vino luminoso, che sia vivo. Nel bicchiere deve essere vivo. Se è spento, può essere anche di colore viola, ma se è un colore spento, già da lì incomincia uno, se non è un vino particolare, una situazione particolare, ma nella normalità dei casi è importante la sua luminosità, i suoi profumi. Certamente non deve avere dei profumi sgradevoli, se no diventa un po' dura. Poi c'è il famoso tappo, questo odore che ricorda appunto il tappo che è dato appunto da una muffa e che ti rovini il vino. E poi è bello anche, noi ci divertiamo anche a scoprire i profumi ti dà, perché è un piacere bere il vino. Certamente non è una bevanda gassata, io bevo per gusto, per dissetarmi, eccetera. Ma un vino deve esserci anche un piacere, cioè mi deve soddisfare l'occhio, mi deve soddisfare l'olfatto e poi fondamentalmente mi deve piacere al gusto, mi deve permanere il suo sapore, per appunto se poi lo abbina a dei piatti deve appunto fare la sua funzione di ripulire la bocca e preparare la bocca per il boccone successivo. Diciamo, queste sono In sintesi. Maniera molto, molto certo. sintetica. Assolutamente. Quelle possono essere. Ecco, lei è appunto il delegato dell'Associazione Italiana Sommelier di Frate, sono tante le attività che portate avanti come associazione, tra queste appunto ci sono i vari corsi certamente. Per diventare sommelier, quindi come si diventa un sommelier? Facendo i corsi, facendo i nostri corsi che sono suddivisi in tre livelli. Primo livello diciamo porta a conoscere come si fa il vino, appunto c'è cioè sulla vinificazione, sull'enologia, eccetera. Poi dopo come si degusta secondo il nostro metodo ICE. E poi sono delle lezioni anche sulla birra, sui distillati, su come si presenta un vino, come si serve un vino, sulla cantina, come deve essere una cantina di vino, eccetera, eccetera. Per cui diciamo è un inizio del mondo del vino. Poi nel secondo livello entriamo più dentro il mondo l'affascinante mondo del vino, facendo appunto tutte le regioni d'Italia con i vitigni e le varie denominazioni. L'Italia ha un'ampelografia, cioè una varietà di vitigni incredibile, soltanto la Georgia ci batte, per cui veramente abbiamo un mondo meraviglioso. Imparate a degustare il vino, qual è la cosa più bella? Abbinarlo con il cibo. Certo. Terzo livello, si va proprio a approfondire l'abbinamento del vino con le varie tipologie di cibo, con i formaggi, con i salumi, con le carni, con la cioccolata, con i dolci, con i cereali, con le uova, con tutta una serie. Sì. Praticamente dopodiché c'è un esame e uno diventa sommelier. Diventare sommelier può essere sia un piacere, una soddisfazione personale, ma anche un lavoro.
Certo, c'è appunto, sono tanti ora i sommelier che ci sono. Com'è cambiata anche la professione del sommelier, ed è un mestiere che consiglia appunto anche da sommelier a altri giovani, ma non giovani? Sì, perché innanzitutto il sommelier è un comunicatore. Noi comunichiamo tutto quello che c'è dietro un bicchiere di vino, che sembra niente, ma se uno ci fa, se ci riflette un attimo, pensare che ci vuole un anno per farlo, è qualcosa di più, che si passa da qualche mese a anni per poterlo vendere, diciamo, e per poterlo farlo degustare. Per cui bisogna, un sommelier deve sapere, e sa, se fa appunto un corso, comunicare questa bellezza dietro questo bicchiere di vino, far capire, far conoscere anche le differenze, perché mi creda, lo stesso territorio, da un anno a un altro lo stesso vino non è mai uguale, perché è una fabbrica a cielo aperto, per cui sono tante le variabili che un vino può veramente cambia. Non è come certe bevande che hanno un formulato e cambia al limite la dose di zucchero per ogni zona del globo. E quindi insomma appunto varia dal tempo, da tantissimi fattori. Quali sono quindi le caratteristiche anche che deve avere un bravo sommelier? Deve essere una persona curiosa, perché è un mondo che è in continua evoluzione, allegra, nel senso una persona che deve saper comunicare la piacevolezza di degustare un vino, e deve essere anche un comunicatore, capire anche il cliente, seguire il cliente, consigliare il cliente senza essere troppo pedante, insomma deve essere una presenza discreta ma competente, perché oggi ci sono tanti clienti e sono sommelier oppure appassionati, per cui oggi come oggi, sia in un ristorante, sia in un'oteca, anche in un'azienda agricola, bisogna saper parlare e esprimersi bene in maniera corretta del vino. Diciamo, un giovane che ha voglia di muoversi, sapere l'inglese e aver fatto un corso di sommelier, può andare dappertutto, in tutto il mondo, perché veramente io ho tanti ragazzi che hanno fatto il corso, sono a giro sia in Italia che in Europa, ma anche fuori Europa. Quindi un po' ovunque, insomma, sì. Assolutamente. Benissimo, io ringrazio davvero Bruno Caverni per essere stato con noi, grazie mille per averci un po' raccontato il mondo del vino e appunto la professione di sommelier, grazie davvero. Grazie. E noi ci vediamo qui tra pochissimo per l'ultima parte della Stoffa di Prato, tra poco. Bentrovati all'ultima parte del nostro appuntamento di questa sera della Stoffa di Prato, uno spazio che come ogni martedì dedichiamo all'attualità. Questa sera parliamo della Guardia di Finanza di Prato, delle attività portate avanti quotidianamente sul nostro territorio. Siamo in compagnia di Enrico Blandini, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Prato. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi e grazie dell'opportunità che ci date di parlare della Guardia di Finanza, grazie. Grazie per essere appunto qui con noi, per noi è un piacere insomma parlare e raccontare quelle che sono anche le attività che sono portate avanti quotidianamente e costantemente sul nostro territorio. L'occasione è anche quella di parlare dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. Nel 2024 appunto ricorrono i 250 anni. Nei giorni scorsi c'è stata una cerimonia importante, particolare, che si è tenuta nel Comune di Prato. Ripercorriamo intanto quella che è la storia proprio della Guardia di Finanza, un po' brevemente, insomma raccontiamo questi 250 anni di storia. Certo. Diciamo che la storia della Guardia di Finanza è una tessitura di storia, di valori, di dedizione, di capacità di adeguarsi in maniera sempre nuova e propositiva alle sfide di una società in continuo cambiamento, che si snoda appunto per un quarto di millennio. E l'eco di questa gloriosa avventura inizia nel 1774, quando il 5 ottobre a Torino Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, principe di Piemonte, duca di Savoia e duca d'Aosta, istituisce appunto la Legione Truppe Leggere, che è appunto antesignata dell'attuale Guardia di Finanza, individuando il colonnello Gabriel Pictet quale comandante. E nel tempo ovviamente i finanzieri si sono resi protagonisti di parecchie gesta eroiche, hanno combattuto durante la guerra delle Alpi tra il 1792 e il 1797, ricevendo addirittura l'onore delle armi direttamente da Napoleone Bonaparte,
hanno preso parte alle 5 giornate di Milano, dove si contraddistinse Luciano Manara con a capo appunto un manipolo di finanzieri che, dopo aver liberato Porta Toso e Porta Comasina, assaltarono a sorpresa gli austriaci, costringendo addirittura Radeschi alla ritirata. E nel 1848, durante la prima guerra d'indipendenza, hanno combattuto a Belluno e nel Cadore, sotto la guida allora del capitano Pier Fortunato Calvi, e l'8 agosto a Bologna 136 finanzieri comandati dal tenente Bonesi attaccarono Porta Galliera, sloggiando il distaccamento austriaco. E poi hanno combattuto in difesa della Repubblica Romana nel 1849. Furono tra gli arditi della spedizione dei Milli, risalendo l'Italia sotto la spinta di quegli ideali di unità, libertà e indipendenza su cui si è fondata appunto la nostra nazione. E il 22 maggio del 1859, durante la seconda guerra d'indipendenza, una quarantina di finanzieri comandati dal tenente Zelaschi si unirono a Giuseppe Garibaldi e a Sesto Calende imprigionarono 44 austriaci. Durante la terza guerra d'indipendenza, a Bagnoreo, a Montelibretti, a Viterbo, a Frosinone e nell'Agro Pontino, centinaia di finanzieri entrarono tra le fila dei garibaldini per liberare Roma e designarla poi definitivamente come capitale d'Italia. Significative poi furono le imprese condotte dai finanzieri durante la Prima Guerra Mondiale. Furono i finanzieri Pietro Dell'Acqua e Costantino Carta a sparare con un fucile 91 lungo i primi colpi di fucile sul ponte di legno che porta a Brazzano, precisamente a Visinale, che è una piccola frazione del paese di Corno di Rosazza, vicino a Cormons, che segnava appunto all'epoca la linea di demarcazione tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Furono poi i finanzieri del 7° Battaglione a riconquistare il primo lembo di territorio italiano dopo la ritirata di Caporetto, quando il 21 giugno del 1918 forzarono il fiume Sile e, nonostante il bombardamento dei nemici, riuscirono a raggiungere la sponda opposta, consentendo così l'assalto alle trincee avversarie, catturando 126 prigionieri e costringendo gli austro-ungarichi a ripiegare oltre il Piave Novo. E la brillante condotta del 7° Battaglione è stata riconosciuta addirittura con la concessione di una medaglia di bronzo al valor militare e con la scelta appunto della data in cui celebrare il nostro anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, che è fissato il 5 luglio fino al 1965 e il 21 giugno appunto successivamente. E poi notevoli furono le gesta durante la Seconda Guerra Mondiale. Degna di menzione è la circostanza occorsa a Bergiola Foscarina, vicino a Carrara, quando una fucilata uccise un soldato tedesco, e la reazione della divisione delle SS, la stessa peraltro che sarà ricordata per la strage di Marzabotto, l'eccidio di San Terenzo Monti e l'eccidio di Vinca, ordina una rappresaglia immediata e stipa i soli abitanti rimasti, che erano donne e bambine, nella scuola, ma non fa tempo a dare l'ordine di aprire il fuoco che il maresciallo maggiore Vincenzo Giudice della Guardia di Finanza si precipita dall'ufficiale nemico, offrendosi appunto come ostaggio in cambio della liberazione dei civili catturati. E il capo della locale SS si rifiuta, appigliandosi alla legge di guerra che vieta appunto queste proposte avanzate dai militari, ma il maresciallo Giudice allora si dichiara civile, si tolse la giubba e il capo delle SS però lo fucilerà alle spalle e darà fuoco alla scuola con gli ostaggi all'interno. Notevoli poi gli atti eroici furono che contribuirono alla liberazione di Milano dall'occupazione nazifascista, e una per tutta è degna di menzione. Alle ore 4 del 26 aprile del 1945 il colonnello Malgieri, a capo di un manipolo di finanzieri a Milano, libera prima la prefettura, poi la provincia, poi il municipio, poi il comando regionale militare e l'EIAR, che è l'acronimo di Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche,
e da dove alle ore 8 appunto il colonnello Malgeri proclama alla radio la liberazione di Milano, a cui seguirà il suono dell'allarme antiaereo che si protrarrà per 3 minuti. Dalla narrazione, ecco, di queste gesta ovviamente si dipana un filo di eroismo, di dedizione, certo, di eroismo che ovviamente ha segnato le pagine più gloriose veramente della nostra nazione. Assolutamente, poi sono tante le storie da raccontare. Lei peraltro ha anche proprio scritto un libro con la collaborazione anche degli studenti del Marconi, proprio per raccontare la storia, per ripercorrere questi 250 anni di storia. Proprio in occasione dei 250 anni il Comune di Prato ha conferito appunto alla Guardia di Finanza la cittadinanza onoraria e ha consegnato anche il gigliato d'oro al comandante interregionale dell'Italia centro-settentrionale, il generale Fabrizio Cuneo. Che cosa significa anche per voi appunto questo gesto importante, avere la cittadinanza onoraria della città? Decisamente è un gesto, come diceva lei, importante, fondamentale, il massimo riconoscimento che si può dare da parte che può dare appunto il comune e che ci fa sentire ancora di più pratesi. Ovviamente la Guardia di Finanza a me piace immaginarla sempre più come una moderna forza di polizia. Io la definisco a forte vocazione sociale perché voglio che questa Guardia di Finanza sia sempre più di prossimità, vicino quindi ai contribuenti, vicino all'imprenditoria, ai professionisti onesti e corretti di questa provincia. E quindi il conferimento di questa cittadinanza onoraria ovviamente ci onora, ci riempie di orgoglio, ma dall'altro campo anche di molta responsabilità, perché ci impegna a stare ancora più vicino e quotidianamente gli uomini e le donne della Guardia di Finanza in qualche maniera sono sempre vicino ai più bisognosi e per loro appunto stiamo sulle strade dalla mattina alla sera proprio per salvaguardare e per portare a termine la nostra missione di polizia economico-finanziaria. Ecco, sono tante appunto le attività che portate avanti quotidianamente, quali sono appunto un po' le principali, appunto sono diverse e variegate. Sì, l'obiettivo, allora, noi agiamo sostanzialmente seguendo 3 obiettivi strategici. Il primo obiettivo è il contrasto all'evasione, all'elusione, alle frodi fiscali. Il secondo obiettivo è relativo appunto al contrasto agli illeciti, alla spesa pubblica. Il terzo obiettivo è un contrasto alla criminalità economico-finanziaria. Ovviamente, ripercorrendo brevemente, il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale è il nostro core business. Ovviamente l'evasione fiscale va a minare un po' il sistema economico, distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse, mina l'equità fiscale e in qualche maniera distoglie anche le risorse che sono destinate ai più bisognosi. Quindi la nostra azione deve essere sempre di un presidio, no, costante. E ovviamente dal 2001 che siamo diventati appunto col decreto legislativo 68 del 2001 polizia economico-finanziaria e quindi la nostra azione, raggio di azione si espande da semplice polizia tributaria, quindi soltanto sul versante delle entrate, siamo passati appunto a polizia economico-finanziaria. Significa quindi aprire la nostra azione di influenza ancora di più nel settore della spesa pubblica, a difesa quindi dei conti pubblici, sia a livello locale, sia regionale, sia nazionale, sia della comunità europea. E poi svolgiamo un'azione importante a contrasto dell'economia, appunto a contrasto come polizia economico-finanziaria, contrasto del sistema economico illegale e quindi in questo caso la nostra azione ovviamente è rivolta ad esempio al settore del mercato dei capitali. In questo settore ovviamente noi agiamo ad esempio contrastando profili di riciclaggio, reati di natura bancaria, reati connessi alla borsa, reati di natura societaria, ma anche ovviamente situazioni connesse al riciclaggio e all'usura. Nel settore ad esempio del mercato dei beni e servizi invece la nostra azione si sviluppa nel settore ad esempio della contraffazione, nel settore del Made in Italy, quindi la nostra azione diciamo che segue 3 linee di azioni, 3 direttrici potremmo dire. Una verso la flessibilità, cioè la nostra azione deve essere quanto più flessibile
perché si deve adeguare ad un contesto economico in continuo mutamento. Deve essere verticale, perché la nostra azione voglio che sia sempre più orientata a colpire le organizzazioni in maniera strutturata e quindi passare dal singolo caso a capire chi c'è dietro le fila del contesto economico e quindi ad andare ad aggredire i patrimoni illeciti di chi si è impropriamente arricchito. E poi la trasversalità, perché la nostra azione ovviamente è un'azione che deve essere quanto più globale possibile, in considerazione del fatto che i reati attuali sono dei reati sempre più plurioffensivi. Le faccio un esempio: una fattura falsa può essere utilizzata sia per scopi di evasione fiscale, ma può essere anche utilizzata ad esempio per fenomeni connessi al riciclaggio, oppure per magari sottendere delle pratiche illecite e connesse magari all'ottenimento di finanziamenti impropri, oppure può essere dettata magari a celare fenomeni di usura o quant'altro. Quindi la nostra azione deve essere quanto più trasversale e quanto più globale possibile. Ovviamente per essere incisiva deve essere quanto più penetrante e soprattutto in qualche maniera studiata in maniera analitica, quindi deve essere puntuale, deve essere certosina, le nostre azioni devono essere quanto più chirurgiche possibili. Perché insomma il territorio pratese è comunque un territorio complicato, un territorio difficile, ricco di sfaccettature anche diverse. Io direi che il territorio pratese è fatto da un'imprenditoria onesta e corretta che va tutelato. Questo distretto industriale è il più grande distretto industriale del tessile a livello europeo, fatto di persone che si impegnano quotidianamente e che rispettano le regole. Quindi noi siamo a presidiare tutto questo contesto e fare in modo che questa imprenditoria si senta tutelata. Quindi noi andiamo a contrastare tutti quelli che sono i fenomeni illeciti, di illegalità che minano questo territorio, che è un territorio fatto da lavoratori, da imprenditori appunto onesti e corretti e che quotidianamente svolgono la loro azione con passione. E la Guardia di Finanza deve essere vista al loro fianco, a tutela di questi imprenditori e di questi professionisti. Tant'è che quando le dicevo prima che la nostra azione deve essere un'azione quanto più chirurgica, l'ultima operazione appunto che abbiamo fatto, che riguarda il controllo economico del territorio, su 630 interventi, 584 sono stati positivi, quindi oltre il 94% delle nostre azioni, perché siamo andati a colpire dove già c'erano sintomi di illegalità. Benissimo, io ringrazio davvero il comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini per essere stato con noi, grazie davvero per averci raccontato un po' delle tante attività appunto che portate avanti quotidianamente. Grazie a lei e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie, grazie. Buon lavoro. Grazie. E a tutti voi, grazie per averci seguito, noi ci vediamo giovedì sempre alle 19 qui su TV Prato per un nuovo appuntamento della Stoffa di Prato. Arrivederci.